Abbiamo organizzato questi due concerti, uno il 18 dicembre a Milo e l'altro il 6 di gennaio a Sant'Alfio, per onorare e ricordare la memoria di mio figlio Francesco, Ciccio per gli amici, che ci ha lasciato il 19 luglio del 2022. La scelta dei brani è dovuta al fatto che la scelta dei brani è stata suggerita dal periodo in cui sono svolti i concerti. I concerti sono svolti nel periodo natalizio e quindi sono state scelte dei brani tipici di questo periodo, fra cui tante Ave Marie, Ninne Nanne e canti di Natale. I concerti sono stati eseguiti dal Piano Vocal Trio, che è un trio di professioniste costituito dalla pianista maestro Vera Pulvirenti, il mezzo soprano Maria Motta e il soprano Rosanna Leonti.
Francesco, tanti anni fa, quando noi abbiamo comprato il Noccioleto in località Sant'Alfio, si innamorò immediatamente di quel posto, e tanto da pensare di poter realizzare diverse cose proprio lì in quel posto, che si prestava sia per, diciamo, forse marginalmente, non lo so, comunque non come attività principale, per la coltivazione del nocciolo, e in ogni caso come possibilità di ricezione. Infatti la proprietà era costituita da parecchi casali, da un casale costituito da parecchi ambienti. E lui si era veramente innamorato e si era dato da fare. Abbiamo ristrutturato tutti i locali di questo casale e stava cominciando ad occuparsi seriamente di questa attività agricolo-ricettiva. Era un ragazzo molto estroverso, amante della compagnia, amante anche della musica, magari di un certo tipo di musica, per cui era solito organizzare anche degli eventi, grossi concerti, così, con tanti amici che venivano, così si realizzavano, insomma, delle serate che lui... E lui organizzava appunto concerti fra amici, musica abbastanza magari insolita, musica moderna, nuova, originale, spesso anche underground. Insomma, venivano ragazze, ecco, da parecchi posti dell'Europa, perché con la sua attività precedente e il suo continuo viaggiare che aveva contraddistinto la sua vita dalla fine dell'università fino a quando è venuto qui a Sant'Alfio. E in questo viaggiare lui si era costruito un mondo di amicizie, di amici, che poi si ritrovava qui quando organizzava questi concerti e questi incontri, per cui c'erano ragazzi che venivano dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia, un po' da mezza Europa, ecco. Qui era riuscito, proprio per il suo attivismo e il suo impegno, a farsi in un certo senso voler bene un po' da tutti. Lo conoscevano come Ciccio, ecco, e si dava da fare molto, anche se molte sue proposte, diciamo, non venivano forse capite, e quindi aveva difficoltà a portarle avanti. Sì, lui non era, diciamo, avaro nella sua amicizia. La sua casa in un certo senso era aperta a chi bussava. Infatti da lui bussavano parecchi amici e non amici, conoscenti improvvisati che magari avevano bisogno di un qualche cosa, e lui era sempre pronto a quantomeno
non dire di no, ecco, poi magari non si riusciva a realizzare quello che pensavano di fare, però ecco, l'impegno sicuramente c'era. Francia, lui aveva molti contatti, amicizie vere, diciamo così, e in pratica nel 2019 lui decise di iniziare una nuova vita in Francia con un impegno completamente diverso da quello che lo aveva fermato, lo aveva trattenuto qui. Era quello di fare, come lui mi disse, il sociologo, cioè veramente il sociologo. E una volta scrivendomi mi disse: "Papà, finalmente ho dato un senso alla mia laurea", perché lui aveva preso una laurea in filosofia con indirizzo sociologico. In Francia cominciò a occuparsi di gente in grave difficoltà, gente bisognosa di aiuto, e cominciò a lavorare presso un'associazione che si occupava proprio di derelitti, ecco. E lì lui si sentì appagato perché sentì che il suo ruolo era veramente valorizzato e gli stava dando molta soddisfazione. Nell'ambito di questo lavoro lui partecipò, fece tante proposte anche al comune di Marsiglia, per esempio nel periodo del Covid, per utilizzare delle navi da crociera che erano ormeggiate in porto, inutilizzate, per utilizzarle come albergo galleggiante per migranti. L'idea, che era molto bella, non passò allora, passò poi dopo, ma Francesco non era più, diciamo, interessato alla cosa. Passò poi dopo, quando con lo scoppio della guerra e dell'invasione della Russia all'Ucraina, molti esuli dall'Ucraina ebbero ospitalità dal comune di Marsiglia, che li alloggiò proprio in una di queste navi da crociera trasformate in alberghi galleggianti. Però non si fermava solo a questo l'attività di Francesco. Con un gruppo di altre associazioni fondarono l'Auberge Marseillaise. L'Auberge Marseillaise è un ex ostello della gioventù inutilizzato, dato in gestione temporanea dal comune di Marsiglia a questo pool di associazioni che si erano impegnate, per trasformarlo in casa di accoglienza per donne in difficoltà. Attualmente l'Auberge Marsigliese, a cui il comune di Marsiglia ha concesso la cessione a tempo indeterminato, perché hanno dimostrato di saperlo gestire e di saper fare il loro ruolo, attualmente ospita più di 80 donne e bambini in difficoltà. Ecco, questo era il sogno di Francesco, e tutto quello che noi stiamo facendo, tutte queste cose che stiamo facendo, lo stiamo facendo proprio per onorare questo sogno che lui aveva. Il 19 luglio dell'anno scorso, del 2022, è stato un giorno
tragico. La telefonata che ci è arrivata dalla Francia è stata una mazzata sulla testa. Di notte, mentre dormiva, un improvviso attacco di apnea seguito da un attacco cardiaco ha stroncato la sua vita. E così nel sonno Francesco se n'è andato, ci ha lasciato, e ci ha lasciato tanti bei ricordi. Tutto quello che io ho detto di lui, ecco, non ho parlato ovviamente di lui di quando era ancora più giovane ragazzo, ma sempre ho parlato degli ultimi anni, diciamo, della sua vita. Ed ecco, e perché allora noi abbiamo organizzato queste raccolte fondi, diciamo, questi concerti, queste cose, proprio per onorare il suo sogno. Il suo sogno era quello di trasferirsi poi presso questo Auberge Marseillaise, a cui lui aveva dato tanto e a cui aveva contribuito, e per il quale aveva dato un valido contributo personale, di impegno, di volontà e di professionalità. Maria, Santa Maria.